Bene, eccoci di nuovo in diretta, cambiamo scenario, poi vi presenterò gli ospiti, non voglio portarvi via secondi importanti. Vi ho detto la settimana scorsa che Bruno Sandrini avrebbe dato le pagelle del MotoGP, le pagelle di Bruno Sandrini. Il motomondiale va in archivio, è tempo di bilanci quindi per il 2014, che non possono essere che nettamente positivi per la famiglia Marquez, con due titoli mondiali da mettere in bacheca. Due giovanissimi campioni del mondo, Alex Marquez infatti ha conquistato il titolo della Moto3, che si aggiunge ai tre titoli conquistati dal fratello Marc Marquez, fresco campione della MotoGP. Il campionato GP è stato omologo in spagnolo, la scuola iberica è stata capace di conquistare tutti e tre i titoli. La Moto2 infatti è andata allo spagnolo Tito Rabat, catalano di 25 anni. Nonostante la minor notorietà, le classi più spettacolari sono state le minori. La Moto3 ha vissuto dei duelli tra Miller e Marc Marquez, con gli italiani Fenati, Bastianini, Antonelli, a tratti protagonisti ma mai veramente in corsa per la corona. Confidando nella loro crescita, guardiamo avanti. Protagonisti italiani sono mancati in Moto2, dove, eccezion fatta per Franco Morbidelli, outsider poco valutato all'inizio della stagione e campione 2013 della Superstock 600, i nomi grossi, quindi Alex De Angelis e Mattia Pasini, non sono praticamente esistiti. Il miglior nostro portabandiera resta comunque sempre l'inossidabile Valentino Rossi, che dall'alto dei suoi 9 titoli si è preso la briga di tornare in auge. Ci sono voluti 2 anni per scendere all'inferno e altri 2 per tornare in paradiso. Oggi Valentino Rossi, secondo nella MotoGP, è forse il più accreditato outsider per la conquista del titolo 2015. Insieme a lui il compagno di squadra Jorge Lorenzo, che forte della stessa moto affidata al dottore, potrà sfidare Marc Marquez in un campionato che si annuncia molto battagliato. La MotoGP ci regala anche una bella speranza di vedere la Ducati nuovamente protagonista, perlomeno in talune gare. I progressi ci sono stati e si sono visti. La scelta di Dovizioso, che a livello di Rossi non è, ha aiutato i tecnici a far capire in quale direzione lavorare, così come l'arrivo di Dall'Igna, che insieme a Ciabatti e Tardozzi forma un pool racing di tutto rispetto. Un 2014 che finalmente è da preludio a un line-up tutto italiano, che promuove Andrea Iannone nel team ufficiale. Una giovane promessa, aggressivo e determinato al punto giusto. Potrebbe essere anche lui, forse, la più seria speranza di rivedere la Ducati sul gradino più alto del podio. Bene, avete visto le pagelle di Bruno Sandrini, presento velocemente Bruno Sandrini, l'amico Andrea Liberini e Samuele Zuccali, pilota di Dria Acrobatico che avete già visto 15 giorni fa, simpatico, ha raccolto grandi consensi, però a questo punto lascio a chi ne sa più di me, a te Bruno. Sì, grazie Attilio e buongiorno a tutti. Abbiamo voluto appunto approfondire un attimo con Andrea che ne cura appunto gli spettacoli di de Samuele, l'argomento del trail acrobatico, perché è una disciplina altamente spettacolare, emergente e soprattutto con un protagonista bresciano. La cosa bella appunto è che Samuele è fresco di ritorno dall'EICMA, dove il suo spettacolo è stato sicuramente tra i più acclamati. Allora, Andrea, com'è andata questa EICMA? Per noi, per tutti noi, quindi per Calibra ma anche per Shoe Action Group, è stata veramente un'esperienza molto importante, molto bella. Avevamo gli show, comunque 3 show al giorno, avevamo un'eccezione che era Tony Bo, 16 volte campione del mondo di trial, e quindi per noi è stato veramente, insomma, per tutti un bellissimo spettacolo. E sicuramente qua stiamo vedendo intanto le immagini di Samuele all'opera. È stato uno spettacolo, è stato uno spettacolo acclamato, ma non è l'unico spettacolo che voi andate a proporre. Quindi sono tante le date nei quali voi proponete in Italia questo tipo di avvenimento. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo fatto circa una trentina di date in tutto il nord Italia e abbiamo delle novità per il 2015. Come potete vedere, il backflip che Samuele e Matteo Cominoli sono riusciti a fare da circa 2 anni, e questa è un'esclusiva nostra in tutta Italia, quindi per me ogni volta che li vedo è un'emozione e è veramente uno spettacolo incredibile, insomma. Ecco, Samuele, tu nasci come trialista, giusto? Sì, nasco come trialista e questa passione
me l'ha appunto data mio papà. Mio papà era un motociclista amatoriale di enduro e diciamo tra una cosa e l'altra abbiamo comprato una moto da trial e da lì è nato tutto. Abbiamo iniziato a fare le prime gare di italiano, poi si cresce, abbiamo fatto qualche prova di europeo e dopo 14 anni di competizione agonistica ho detto perché non provare, anzi non è stata proprio così. Diciamo che il Canna, che è il capo del nostro gruppo, di Show Action Group, mi aveva coinvolto in un suo show e da lì mi sono innamorato, diciamo, di dare spettacolo alla gente, far divertire la gente, il pubblico, è una cosa che mi soddisfa. Quindi l'applauso al posto del trofeo, l'applauso è il tuo trofeo, ma quali sono le differenze tra la disciplina del trial classico, quindi indoor e outdoor, e la disciplina del trial acrobatico? Beh, sono completamente cose diverse. Usiamo moto da trial, ma non facciamo delle acrobazie che con la moto da trial andrebbero fatte, perché facciamo salti a 9 metri, andiamo a testa in giù, non c'entra proprio niente con quello che è l'indoor o l'outdoor. Diciamo che quelle che sono le gare ti comportano un allenamento settimanale dove si vedono sedute di 3, 4, 5 allenamenti a settimana. Qua l'allenamento è sicuramente minore perché le cose che sai fare sono quelle, nel senso che ti alleni su cose nuove e ti alleni, vai ad allenare per qualche nuova evoluzione, non vai ad allenare la resistenza o quello che alleni per fare le gare. Ecco, chi invece lavora alle spalle non ha bisogno di allenarsi, quindi Andrea Liberini, che oltre a questa nuova veste di manager ha anche vestito i panni del pilota, sia delle due che delle quattro ruote. Stare dall'altra parte alla barricata e gestire questi ragazzi com'è? Sì, innanzitutto si vede che non mi alleno più perché sarò cresciuto. Sei uguale, siamo quasi uguali. ci stiamo avvicinando. No, diciamo che è molto strano, però... diciamo che per me è stata una sfida, per noi di Calibra è stata una sfida comunque che abbiamo accettato subito, perché per me è davvero molto emozionante stare a contatto con loro. Fanno degli show che sono unici e poi io da piccolino vedevo Canobbio fare gli show, seguivo loro quando facevano trial, quindi adesso lavorare a stretto contatto con loro per me comunque è un'ottima emozione. Ecco, hai esordito come manager portando subito il colpo di teatro al Salone di Milano, Tony Boo. Sì, diciamo che ho anche avuto una bella scuola negli anni. Bruno Sandrini. Diciamo che veramente ho imparato molto e è una cosa nuova. Per noi Tony Boo è stato veramente un'emozione averlo, una grandissima persona, è umile e poi veramente vederlo guidare è formidabile. Magari Tony Boo da solo non avrebbe fatto questo scalpore come è stato fatto a ECMA, e difatti diciamo che il connubio Tony Boo e Show Action Group ha è portato stato esplosivo. Sì. Quindi un'ultima domanda. Quando è che potremo vedere questo spettacolo al gran completo in terra bresciana? Hai in programma qualcosa, visto che già hai collaborato con delle manifestazioni appunto come Sport Show qui a Brescia? Sì, noi allora vorremmo puntare molto sulla terra bresciana, perché comunque è una terra molto appassionata di sport, di motorsport, e quindi ci piacerebbe proprio tornare a Brescia. Diciamo che abbiamo già non abbiamo ancora degli eventi programmati, ma abbiamo già delle buone opportunità, però siamo disponibili appunto a lavorare per qualsiasi manifestazione. Il vantaggio appunto è che in spazi comunque ridotti riusciamo a fare degli show che siamo unici in Europa e in Italia a fare. Ecco, un'ultima domanda anche a Samuele prima di congedarlo. Ma nelle tue intenzioni c'è di tornare anche o di coniugare anche l'agonismo, o ormai la disciplina dell'acrobatico è diventata l'unica disciplina che ti appassiona? Allora, posso rispondere dicendo che le gare ho smesso non mi divertivo più. E l'agonismo è una cosa che per ora non mi attira più, ma preferisco fare quello che sto facendo ora, quindi
quello che sono gli spettacoli con Show Action Group, è la cosa che mi diverte di più. Quindi complimenti a Samuele, perché appunto l'abbiamo visto, gli amici telespettatori l'hanno visto nelle immagini che abbiamo proiettato prima, eseguire delle acrobazie che solitamente vediamo fare solo con le moto da motocross, e complimenti a Andrea Liberini per aver preso questa nuova gestione come Calibra, e quindi sappiamo che riuscirà assolutamente a portarla più in alto e a un livello di notorietà superiore. Abbiamo ancora qualche secondo, adesso giro la domanda a Bruno Sandrini, non come collega giornalista ma come organizzatore motoestate, grande successo. Visto quello che la settimana scorsa a Genova è stato fatto per le due ruote, magari perché no, un bresciano che organizza qua a Brescia un evento del genere? Sarebbe assolutamente una cosa non bella ma bellissima, perché poi io sono bresciano e campanilista e non me ne vergogno a dirlo, quindi faccio molto volentieri. Esatto, faccio molto volentieri l'attività a casa mia. Il problema è identificare non solo la possibilità di quindi gli atleti, ma la struttura dove poter presentare uno spettacolo di questo tipo, perché un indoor purtroppo ha dei costi organizzativi per portare un fuoristrada molto molto elevati, e soprattutto richiede uno spazio molto molto grande. Comunque lo sponsor ce l'hai vicino, Andrea Liberini, che ormai è andato a Milano, vuoi che non venga a Brescia a darti una mano eventualmente? Beh, sicuramente sarebbe una cosa che, se dovesse essere fatta, dovrebbe essere fatta in sinergia tra più realtà. La prima dove andrei a bussare è sicuramente Calibra. Bene, io ringrazio Bruno Sandrini, Andrea Liberini, amico, pilota. Hai avuto qualche momento di commozione a vedere Ricci sulla terra? Avresti voglia di ritornare qua? Manca. Tu sai che io, se posso portare via dalle due alle quattro ruote, ti porto via, però con un Bruno Sandrini non ci sono problemi. Io ringrazio Samuele Zuccali, complimenti, sei piaciuto anche a mia mamma che ha 82 anni e ti ha visto 15 giorni fa, ha detto è veramente bravo, complimenti. Grazie. Per quello che fai, due secondi di pubblicità e poi chiudiamo. Noi siamo andati al raduno della Mini, nella concessionaria Nanni Nembe, perché al di là delle vendite, e mi insegna Andrea Liberini, è quello di coagulare i clienti con il proprio prodotto, e magari il prossimo raduno può essere con la Peugeot. Il raduno della Mini, con questo è tutto, l'appuntamento per la settimana prossima, se non vado da qualche altra parte, comunque in ogni caso motori c'è. Grazie e buona continuazione sulle nostre frequenze.